dannato nazista, liberarti. Poi ce ne andremo da questo posto e cercheremo Kessler al village. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati in live, sono Coinman. Ci ho fatto un salvataggio che non dovevamo fare. Vabbè, dai. Ma che danni che fanno a loro, non sono. Che da me, no?
Grazie a lei, the whoop. Okay, that's fun times.
sono proprio io, però... La nostra principessa ce la farà. Ma se la procuro... Aspetta un attimo, perché? No, troppo. Quando una persona vuole fare la cosa ben fatta. Oh. Ah, ok. Mi sono scimpiato per farlo quando in realtà devo farlo così. Vaffanculo. Ok. Che palle. Quest'aria mi ricorda la palude vicino alla fattoria dei Johnson. L'odore di piante morte e legna bagnata. Posto.
Che fascino ha, che volontà. Questa principessa ce la farà.
sono venuto, cosa l'ho fatto, prendo un po' di vita, cosa l'ho fatto, cosa l'ho ucciso. La seconda è fatta. Forse anche la via per il forte. Costava. Questa principessa ce la farà. Video che c'è qualcosa di brutto. Wolfenstein. Thank you.
fascino, che volontà. Bastardo Mandel, appena battente, ce lo sai, l'inferno è per sempre, si vive una volta, ti basta una colpa, ovvio che è un demonio. Rieccoci ragazzi, scusate un attimo. Thank you.
wird, dass es für mich anschreiben soll. Cavacca, quella granata è rimasta. Il Jäger ha diesen Engländer jetzt schon einige Stunden gefoltert, aber redet immer noch nicht. Ja, das habe ich noch nie gesehen. Che cosa non muore? Irgendwann hat Jäger jeden so weit. Was, wenn er wirklich nichts weiß? Tja, dann muss er sich was ausdenken. Ich weiß, wozu Jäger fähig ist. Ich habe es gesehen. C'era anche il secondo da uccidere. Mi sembrava strano, troppo facile. Infatti qua c'è un segnale e poi ne comprerà altro. Allora, una volta il tipino muore subito, una volta non muore. Cioè questo è tutto. Questo è incredibile. Questo non muore, questo è super corazzato. Spara fucile a pompa. Sembrava adesso aver comandato.
Ma sei proprio uno. Guarda che non si vedeva da lì. Questo qui è comparso. Che palle, ogni volta devo rifare sto pezzo. No, dai, basta spararmi così a merda. Aspetta, ma sai che ti dico? Va bene. Ah, povero Yorick. Ops. Ah, la sua stanza. Sollte dieser Kamin nicht schon letzte Woche repariert werden? Mist. Diese hirnverbrannten Idioten können nichts richten.
dass sie ein halbes Jahr lang im Amazonas-Dschungel auf sich hat. Thank you.
Buonasera Locke, buonasera Ale, 169 game. Scusate se non più letti. Fatto uscire completa l'incubo nel capitolo 3. Vabbè, devo in ogni versione per completarlo. La donna al sogno grande incubo. Senza me devo venire qua senza che tu me ne si conta. Piuttosto, allora vi metto che siamo seduti di sopra. Siamo corsi di qua. Abbiamo fatto il giro di qua. E questa parte ci può... Ah no, un cavo, qua è una segreta. Ah, come si
siamo arrivati a 1:10 di live. Io direi che possiamo anche fermarci qua, tanto ci fai riprendere da qui. Ok, perfetto, mi va benissimo così. Abbiamo visto un'altra parte di Wolfenstein The Old Blood. Diciamo così che Old Blood, essendo un prequel, non sta narrando neanche tanto della storia del nostro Blazkowicz. Diciamo che questa versione, The Old Blood, è esattamente come erano i vecchi giochi. Non narravano chissà quanto della storia i vecchi giochi. Ti facevano giocare, ti facevano qualche video ogni tanto, però ti facevano giocare. E se possiamo notare, vediamo che qui Blazkowicz è solo, diciamo, tra virgolette, una macchina da guerra. Vediamo un giovane Blazkowicz sulla destra con un'arma in mano, ma tutto petto nudo, come se del tipo: oh, sono io Gesù Cristo. Diciamo che è particolare come versione. Quindi, signori, io vi ringrazio veramente per essere stati in mia compagnia, per averci seguito in questa live. È un po' un capitolo in vecchio stile, casinista e basta, ed è una cosa che si può apprezzare, visto che comunque sia era da tanto che c'era lo stacco dei vecchi metodi di gioco. Quindi, come sempre, grazie a tutti per essere stati in mia compagnia. Ci risentiamo al prossimo live. Buona serata, buon proseguimento. Ciao!